you Ciao Amici, bentrovati a questa nuova puntata degli speciali di Medicina Amica. Eh, ringrazio il dottor Giuseppe yes Di Bella per averci aperto di nuovo lo studio di Bologna. Quest'oggi, dottore, parliamo sì. di una componente fondamentale per, del metodo di Bella, della multiterapia. Sì. I retinoidi solubilizzati in vitamina E, D e C. E mm. Vogliamo scoprire insieme a lei qual è, quali sono le caratteristiche dei retinoidi. Sì. Allora, vi ringrazio dell'opportunità che mi date di spiegare questi concetti che, malgrado le evidenze scientifiche in letteratura che sono ampie e crescenti, non sono ancora valorizzate in terapia oncologica, né nella prevenzione né nella terapia. Nel libro sulla prevenzione che uscirà a luglio, io ho spiegato sia a livello divulgativo sia a livello scientifico con bibliografie, grafici e tutto quanto, l'importanza vitale dei retinoidi. Allora, i retinoidi hanno effetti multipli e sono vitali. Il, senza i retinoidi non ci sarebbe la vita, non esisterebbe la vita. Di questi effetti, ce n'è uno che è sorprendente ed è comune alla melatonina. Cioè quale? insieme con la melatonina e i retinoidi sono le uniche molecole biologiche che hanno una tossicità differenziale Cosa ed significa? è un meccanismo d'azione prezioso vuol dire che retinoide e melatonina sono tossiche, sostanze tossiche per le cellule tumorali sono preziose e vitali per la cellula sana e hanno una forte interazione e non sommatorie ma fattoriale. Retinoidi più melatonina hanno un effetto per non un effetto più. Sim. Moltiplicano la loro, Moltiplicano la loro efficacia. L'aspetto stupendo è che senza alcuna tossicità nello stesso momento in cui voglio attuare una terapia di prevenzione o di cura del tumore, io do delle sostanze che mi mettono l'organismo in condizione di rispondere meglio, mi attivano le reazioni vitali, non solo immunitarie, ma della dell'equilibrio generale dell'organismo. Quindi in qualche modo il ruolo dei retinoidi è un ruolo sì. di supporto e di aiuto nell'omeostasi, sì. nella, esatto. nella capacità del, del corpo umano di, di eh, esatto. essere performante e rimanere in salute, sì. in equilibrio. Di ottimizzare le reazioni vitali mm. e metterli in condizioni di contrapporsi all'aggressione neoplastica. Allora l'effetto è multiplo. Solo all'aggressione all neoplastica o anche in no, generale no. ad altri no, L'aggressione neoplastica è perché è la più pericolosa. Mm però l'effetto è globale, l'effetto è generale, perché riguarda tutte le reazioni vitali più importanti. Allora, i retinoidi sono il, praticamente sono il punto di passaggio, sono catalizzatori tra energia e materia e questo passaggio lo regolano finalmente nel tempo e è dovuta a questa energia, la cessione di energia, il trasferimento di energia, si ottiene mediante l'apertura di doppi legami, sono legami insaturi. L'apertura di questi doppi legami cede energia. E queste sono reazioni di diversi tipi di energia. L'interruttore generale dei retinoidi incomincia con il ciclo di Valdi. Il ciclo di Valde incomincia dalla retina. La retina è colpita dalla luce. Si chiamano retinoidi perché sono nella retina e incominciano reazioni a catena. Quali? Cioè, la prima reazione è l'energia luminosa recepita dai retinoidi che viene trasformata. Ci sono una serie di reazioni chimiche uh -huh. e viene trasferita alle cellule. Viene trasferita con due modalità fondamentali per la vita. Uno, attivando la crescita del tessuto sano. Sono gli unici prodotti, le uniche molecole non ormonali ad attivare la crescita. Però questa crescita, che è una crescita ordinata, ha proprio l'aspetto della, mi, dà, mi spiega, la tossicità differenziale dei retinoidi. Allora, il di noi diamo. Che ricordiamolo, sì. è una. Siccome è una molecola intelligente, la sì, cellula. Diciamola, diciamola, sì. diciamola, raccontiamola un po' più sì. in maniera un po' più semplice. è una molecola intelligente sì. colpisce diciamo, la cellula la tumorale cellula tumorale, quindi sì. ciò che è nocivo per, per noi per cellula, e sì. fortifica invece quella sana. quella sana. I meccanismi sono questi. Allora rappresenta una riserva, un patrimonio di energia. Ci sono tre retinoidi fondamentali. L'unica maniera oggi per assumerli nelle dosi necessarie, in condizioni perfette, con emivita e biodisponibilità massima, è la soluzione dei retinoidi formulata dal professor Di Bella. Non esiste niente in commercio di simile. Nessun prodotto, nessuna specialità li ha tutti e tre. Perché è importante? I retinoidi sono molto labili e altamente ossidabili. Mm nella soluzione vitaminica sono schermati da altissime dosi di vitamina E che ne impedisse l'ossidazione. Quindi è per questo che va eh, È fondamentale. Sono eh, effetti estremamente brevi. Vitamina labili. E, vitamina C, ma anche la vitamina la e, D. La li solubilizza. Perciò nel composto dei retinoidi ci sono nel prodotto base c'è un grammo di beta carotene un quarto di grammo di acido retinoico un quarto di grammo di vitamina A in 500 grammi di vitamina E uh -huh. perché un rapporto è altissimo questo tipo di rapporto è stato studiato per anni è l'ideale per l'efficacia aumentare l'emibite e la biodisponibilità l'emibita allora, quindi la vita di questa, di questa la vita, malità. sì mm. allora <coughs> l'aspetto fondamentale è questo Spingono la crescita, però attenzione: spingono la crescita normale, fisiologica. In farmacologia i retinoidi hanno due definizioni: si chiamano vitamine della crescita oppure vitamine anti-infettive, indifferentemente. Come spingono la crescita? Attraverso favorendo la protidosintesi e la crescita e protidosintesi. Però la crescita normale. Allora il dispendio energetico della crescita trasferito dai retinoidi è esattamente uguale al dispendio energetico, alla richiesta energetica dell'ordine della crescita, dell'ordine della vita. Uh -huh. Perché i retinoidi per questo motivo hanno una tossicità differenziale, perché parte della loro energia va sulla crescita, parte sull'ordine della crescita, il disordine è tumore. Per questo motivo si oppongono alla crescita disordinata, non controllata. È suggestivo e merita attenzione l'enorme dispendio energetico che richiede l'ordine della crescita. Perché? Perché l'ordine della crescita è un ordine generale, è un ordine che riguarda l'intera biologia, riguarda una quantità di metabolismi di reazioni vitali. Per questo un dispendio energetico di questa portata qua allora mi dà una crescita ordinata, opposta alla crescita tumorale che è disordinata. disordinata. Perciò i retinoidi hanno queste azioni, mi attivano l'immunità antinfettiva, mi regolano una crescita armonica e ordinata, mi impediscono, perlomeno si oppongono alla crescita disordinata tumorale. Insieme alla vitamina E, in cui sono solubilizzate in altissime dosi, mi bloccano praticamente lo stress ossidativo e i radicali liberi, che è una delle fonti più importanti di invecchiamento, malattie degenerative e tumori. La cosa di estremo interesse e suggestiva nell'economia della natura, in quello che ci ha dato il Padre Eterno, è la fortissima interazione e sinergismo dei retinoidi con la melatonina, vitamina E, vitamina D e vitamina C. Allora, <coughs> vitamina E e vitamina C, che si usano contemporaneamente con queste finalità, anti-invecchiamento, antidegenerativo, antitumorale, di prevenzione e di terapia, hanno in comune che cosa? Un aspetto vitale, senza il quale non esisterebbe la vita. Insomma cioè la vitamina E in alte dosi e la vitamina C in alte dosi regolano la catena respiratoria, mm. tutto il passaggio di elettroni. È, è intuitivo quello che può essere il peso della catena respiratoria nell'equilibrio vitale. Certo. E la vitamina D invece a cosa serve? La vitamina D, insieme con la melatonina e insieme con i retinoidi, è, ha un sinergismo perfetto. Per quale motivo sinegismo? La parola sinegismo viene dal greco, vuol dire sono insieme, ago, ah, funziona insieme. Perché a livello funzionale e a livello recettoriale, a livello fisiologico e biochimico, i retinoidi e la, la vitamina D3 hanno dei recettori nucleari. Cosa significa? I recettori nucleari sono come delle chiavi. O meglio, per, fare, per rendere più intuibile, io ho bisogno di ottenere un effetto nel nostro organismo. Nella cellula c'è una serratura, questa serratura la chiamiamo recettore, perché questa serratura si apre e deve arrivare una sostanza, in questo caso la sostanza sono i retinoidi, i retinoidi mi aprono quella chiave, mi aprono quella Qual serratura, è? però nel nucleo delle cellule... Ci sono tre serature vicine, una vicina all'altra, sono quelle dei retinoidi, della melatonina e della vitamina D. Sono molto vicine fisicamente. In termine tecnico si dice che questi recettori sono coespressi. Quando mi arrivano contemporaneamente retinoidi, melatonina e vitamina D, queste serature, se io attivo una reazione chimica, attivo questa reazione chimica che diventa comune perché? Perché nello stesso momento io attivo questa risposta biochimica e molecolare. Se l'attivo contemporaneamente, questa risposta che è mediata da fattori di trascrizione, i fattori di trascrizione sono delle molecole che mi portano il messaggio dalla membrana nucleare me le portano direttamente su che cosa? Sui codici della vita, sull'espressione genica, sulla centrale operativa del nostro organismo, cioè praticamente il fulcro della vita. Il cuore. Allora, do contemporaneamente retinoidi, melatonina e vitamina D, attivo contemporaneamente questi recettori, i fattori di trascrizione sui codici della vita vengono attivati, però cosa succede? Attivandoli contemporaneamente hanno tra di loro una reazione, si chiama dimerizzazione. Hanno delle reazioni energetiche di fosforilazione. Cosa significa questo? Questo vuol dire di tradurlo... aumento dell'energia. Mm. Questo aumento dell'energia mi trasferisce in maniera molto più efficace questo messaggio sulle centrali operative dell'esistenza. Allora, io do contemporaneamente retinoidi, vitamina D, melatonina. Mi attivano i rispettivi recettori, dimerizzano fra di loro. C'è una reazione di fosforilazione che mi manda un messaggio amplificato. Dove? Sulle sequenze dei geni, su cui io devo agire. Questa sequenza dei geni mi dà una regolazione dell'ordine, ha un effetto differenziante: si oppone al disordine, si oppone alla mutazione da cui può nascere un tumore. Questo è l'effetto fondamentale dei retinoidi nella prevenzione dei tumori, che poi diventa effetto anche nella cura. Per quale motivo? Per la cellula tumorale ha come caratteristiche sue due denominatori comuni: non esiste tumore che non li abbia, se non li ha non è tumore. E quali sono questi due queste? Due caratteristiche sono crescita superiore come velocità e come caratteristiche alla crescita normale, fisiologica. Può essere espressa con intensità diversa, può essere questa crescita lentissima o velocissima, ma è sempre crescita di fuori da normale. Questo è un denominatore comune. L'altro denominatore comune è la mutazione ed è quello per cui la chemioterapia non è in grado di guarire nessun tumore solido. Se fosse in grado di guarirlo, la chirurgia oncologica non esisterebbe. Se oggi noi avessimo una terapia medica, gli altri tumori sono le eusemie. Sono una stretta minoranza in cui qualche risultato si può avere, qualche risultato però. Ottengono un certo numero di remissioni, le guarigioni stabili, le acute, mieloide o linfoide, sono ancora abbastanza rare. Nel tumore solido, non l'eusemia, le nella letteratura mondiale non ci sono casi di guarigioni da terapia medica. Ci sono casi di guarigione ma di terapia chirurgica. Per quale motivo? La terapia medica, chemio, fisica, radio, cosa fa? Può mettere in difficoltà o uccidere un certo numero di cellule tumorali, fino a un 60%. Le cellule residue poi riprendono per mutazione. Perché? Perché riparano i danni che il loro DNA ha ricevuto, come li riparano per mutazione. Questo è il secondo denominatore comune. La cellula tumorale fa il suo percorso più insidioso e più pericoloso nella capacità di riparare tutti i danni che noi possiamo procurare con chemio o con radio. Cosa fa? Attua delle mutazioni, cambia il suo DNA, esprime dei geni che riparano il danno, per cui la cellula tumorale dopo un po' di tempo diventa chemio resistente. Diventa radio resistente. L'effetto della radioterapia può durare 8-10 mesi, poi la cellula tumorale riprende non come prima, riprende peggio di prima, perché sia la chemia che la radio mi danno raffiche di mutazioni e io per ogni mutazione ho cellule tumorali più aggressive e più resistenti. Allora, qual è il denominatore comune delle cellule tumorali oltre a una crescita al di fuori del normale? questa capacità mutagena, cioè la capacità di fare un percorso e insito nel fenotipo neoplastico. Fenotipo neoplastico vuol dire caratteristiche peculiari della cellula tumorale. Ha questa caratteristica, continuamente cambia, muta. Mutando che cosa fa? Acquisisce continuamente tutta una serie di vantaggi. Per mutazione li acquisisce. Li seleziona e li trattiene come se fosse una sorta di, Fa una progressione. di, di corsa d'ostacoli sì, sì. e l'ostacolo esatto. in là lo, lo supera, supera con sempre più forza. Il ehm, limite capacità. grave dell'attuale concezione terapeutica oncologica è il mancato superamento di questi due denominatori comuni, mm -mm. meccanismo di crescita e meccanismo di mutazione. Il meccanismo di mutazione è espresso con intensità diversa nelle varie cellule. Una cellula che ha un'alta capacità mutagena è sicuramente più difficile da curare perché in tempi molto rapidi diventa resistente, diventa fino a selezionare la refrattarietà. Cosa significa? Vuol dire che quello che rifacciamo gli scivola addosso. Ora, a che cosa servono i retinoidi? I retinoidi agiscono sul DNA. Hanno un effetto fattorialmente potenziato, fattorialmente vuol dire effetto uno per non uno più, uh -huh. con melatonina e vitamina D. Ma su quelle sequenze del DNA, che come DNA neoplastico è portato alla mutazione, a fare un percorso di mutazioni, che come dicevo è il più insidioso, mi va a contrastare questo percorso. Se mi contrasta questo percorso, è più difficile che la cellula tumorale per mutazione diventa irresistente. È più difficile che mi esprima dei geni oncogeni. Cioè questo, che è sicuramente il percorso più insidioso, io glielo vado a ostacolare con i retinoidi. Ci sono studi suggestivi di estremo interesse, e fatto con ultramicroscopi elettronici di ultima generazione, per cui si sta vedendo che i retinoidi a livello del DNA hanno un effetto tale da modificare la struttura spaziale del DNA. Addirittura. I filamenti spaziali, spazialmente, non solo, ma c'è l'attivazione di un messaggio che si chiama messaggio differenziale, come se soprattutto l'acido retinoico su questo aspetto particolare più potente l'acido retinoico. Come se desse un messaggio al DNA, un'informazione. L'informazione è questa. Fermati con le mutazioni, stabilizzati, questo è il messaggio dell'asso Però questo messaggio in tempo reale viene trasmesso a tutto il DNA. Io aggiusco su una sequenza, ma viene trasmesso a tutto. Questo messaggio, però, vi dà un altro segnale: perché se una cellula non muta, se è differenziata, io gli vado in impedire, a inibire il ciclo cellulare, cioè la e moltiplicazione. La, la sua crescita. Per cui mm. contemporaneamente un messaggio anti-mutazioni è un messaggio citostatico di freno della riproduzione. Mm. A questo punto il messaggio dei retinoidi non è utile e prezioso. Mm. Perché se io arrivo in una certa fase, contemporaneamente impediscono le mutazioni. Ma do un freno alla crescita, do un effetto citostatico. E su, anche su questo punto la D3 e la melatonina sono sinergiche, sono interattive. Sinergiche, cioè che lavorano tutte insieme. Lavorano insieme e con hanno effetto quel, moltiplicato. Quel fattore per e non più. Esatto, anche per quei meccanismi di dimerizzazione, e di fosforilazione che mi mandano stimoli amplificati al DNA. Esistono dei, degli effetti collaterali sui retinoidi? Gli effetti collaterali ci sono solo in presenza di anomalie dell'individuo, ma non nella, nella norma. Nella norma effetti collaterali non ce ne possono essere. Perché? Perché i retinoidi, date in quella formulazione, anche tutti i giorni, anche per tutta la vita, danno il rapporto di questa soluzione di 100 mg. Per ogni chilo di peso corporeo e per ogni giorno non c'è tossicità, se non in presenza di una malattia preesistente, cioè una persona, ma sono casi rari, che non ha un enzima che si chiama, è una, scinde il beta-carotenasi, carotene carotenasi, allora rimane in circolo, ma sono mutazioni, ma si capisce subito perché c'è un colorito e il giallo della pelle che però non interessa le sclere e della diagnosi differenziale invece con una tossicità epatica. Cioè questo è uno degli aspetti rari. Comunque hanno un metabolismo epatico, sono metabolizzati dal fegato, lo ha gli effetti e sono multipli, perché mi attiva l'immunità, mi attiva la crescita normale. Mi dà l'energia necessaria e i meccanismi per oppormi alla patologia, e alla biologia neoplastica e interattiva con sostanze vitali biologiche non tossiche. L'unica formulazione che comprende tutti e tre i retinoidi sono aspetti importanti: beta-carotene, la vitamina A classica che è un alcol, axerotolo. Sostituendo il radicale ossidrilico H con un gruppo carbossilico, c'è l'acido retinoico. Ognuna di queste tre ha delle sue funzioni peculiari, c'è cioè una specificità di azione sia antitumorale che sulla crescita, che differenziante, che di attivazione immunitaria. Per questo li devo usare tutti e tre. Dottore, che, eh, ricordiamo che è una molecola mh, biologica, la, la possediamo sì. già nel nostro corpo, eh, questa, quella dei retinoidi, però sì. eh, con, grazie alla multiterapia di Bella noi la assumiamo in dosi farmacologiche, sì. quindi aumentata. Sì. È un concetto fondamentale, questo che richiama lei, perché è un cambio di concezione terapeutica. Mm. Dalla prescrizione fisiologica delle vitamine, cosa vuol dire? Io do vitamine in base al fabbisogno giornaliero, calcolo un fabbisogno, lo conosco dalla fisiologia, quella persona per stare bene ha bisogno di quel quantitativo, al di sotto di quel quantitativo c'è una carenza che si traduce in patologie. Questo concetto è sicuramente utile, ma è superato da una concezione farmacologica per cui io so oggi che dando un dosaggio superiore a quello fisiologico io posso raggiungere determinate finalità terapeutiche. Io ho bisogno di un'attivazione potente dell'immunità, io so che devo aumentare i retinoidi. A un ritardo della crescita, prima ancora di dare il GH, l'ormone della crescita, che somministrato a un bambino è pericoloso perché in letteratura sono descritti in non pochi casi di induzione tumorale da somministrazione di ormone della crescita. Io ho prima. malattie correlate anche. È logico, io prima ah. devo agire entro certi limiti con le vitamine della crescita. Allora, io ho un bambino con una grande fragilità, se mala continuamente il bambino piccolo non cresce, è una delle indicazioni classiche farmacologiche, ma anche in adulto che si ammala spesso, o una fragilità degli epiteli, fragilità della pelle per esempio, fragilità delle vie respiratorie, delle vie digestive, sono tutte indicazioni per un incremento non solo dell'immunità sistemica, ma anche di quella distrettuale del tessuto epidermico. Tessuto epidermico vuol dire pelle. Tessuto, epitelite epitelio commentiali, vie respiratorie, vie digestive, vie urogenitali, vie ghiandolari esocrine, cioè è immenso. Se questo tessuto epiteliale è integro è molto più difficile che passino dei germi e la pelle si sa difendere molto meglio. Le vie respiratorie attraverso l'epitelio ciliato respingono la quantità di germi, I movimenti dell'intestino, la peristalsi, ma anche quelle che chiamano clearance siciliale, cioè quelle ciglia microscopiche con cui i nostri epiteli respiratori allontanano i batteri e scoli, vengono tutti attivati. Allora se io vedo che i retinodi mi regolano la crescita, mi regolano l'immunità, bloccano i radicali liberi, mi fanno da prevenzione dei tumori, mi fanno da terapia dei tumori, sono delle molecole tanto fondamentali quanto sconosciute nelle loro fondamentali indicazioni terapeutiche. Queste sono delle evidenze scientifiche, uno degli aspetti più tragici della medicina attuale è la mancata valorizzazione di evidenze scientifiche che sarebbero fondamentali per la salute, per la vita e per la prevenzione. Quindi eh, l'impiego mm. farmacologico dei retinoidi è fondamentale mm. nella prevenzione, anche non solo nella terapia. Sì, sì ma è letteralmente vitale. Mm. Anche perché eh, le dosi adeguate e la composizione adeguata, la formulazione adeguata, non è possibile al di fuori di quel tipo di soluzione vitaminica. Anche perché sono talmente labili per cui l'effetto è molto breve, poi non ci sono confezioni in commercio di tutte e tre oppure con indicazioni particolari tipo acne o qualcosa del genere. A questo punto c'è un, un aspetto anche scientifico utile, importante. Dunque c'è stata una pubblicazione, uno studio epidemiologico di cui abbiamo parlato nel nord Europa che invece di dare un progresso ha creato confusione. Cioè, perché? Hanno dato molta frutta e verdura a tante persone, le hanno studiate per parecchi anni, cinque anni, e hanno visto che questo apporto di vitamine abbatteva in maniera molto notevole l'incidenza di tumori. Anche se ricordiamo che le vitamine contenute in frutta e verdura non sono, non sono sufficienti. Non sono sufficienti, E poi rispetto magari a qualche decennio fa eh, è modificata pesantemente la, la frutta e la verdura, quindi sì. non è detto che la, la composizione sì, sia sì. sufficiente. La porta inferiore. Ora, L'unica eccezione di questo abbattimento dell'incidenza dei tumori era nei fumatori. Perché? In cui alimenti ricchi di beta carotene addirittura avevano un effetto negativo, perché non erano formulati come nella soluzione vitaminica del professor Di Bella con altissime dosi di vitamina E. Perché il beta carotene è prezioso perché al bisogno si frammenta in due molecole, una di vitamina E e una di acido retinoico. Il beta-carotene è una molecola molto grande, 40 atomi di carbonio, C40H56, 56 di idrogeno, e ha un carbonio su, un carbonio no, alternati dei doppi legami, per cui un patrimonio energetico enorme. Però cosa succede? Nel fumatore, a livello polmonare, c'è una perossidazione. Questa molecola, invece di essere frammentata, il beta-carotene, nei due precursori, Venivano frammentate in tante piccole molecole cancerogene solo nel fumatore. È uno dei tanti motivi per cui il fumo e il cancerogeno è cancerogeno e pericoloso perché, tra le altre cose, inattiva anche la funzione antitumorale di sostanze naturali. Mm. Cioè, beta carotene, sostanza naturale fondamentale utilissima, viene bruciata? Nel fumatore diventa cancerogena mm. perché diventa cancerogena. Invece di dividersi in vitamina A e acido retinoico, si frammenta in piccole molecole oncogene. Per evitare questo, cosa faccio? Quello che ne è nella soluzione vitaminica. Rapporto 501, e allora non c'è più perossidazione a livello polmonare. Okay. Adesso il beta-carotene è... conserva, la sua... questo vuol dire. Franto il fatto che fumare fa male. Fumare ha 4... Molecole altamente cancerogene, ognuna delle quali da sola può indurre il tumore, ma non è solo come pensano molti, tumore di corde vocali polmonari, la quantità di leucemie partono col fumo. Abbiamo perso un'amica che ricovero d'urgenza in ematologia, mieloide acuta, ha fatto cura di provata efficacia secondo i crismi ufficiali, in un mese si è andata all'altro mondo. Sì. E la, sì, la tossicità acuta. Ora, fumatrice, questa qua fumava 40 sigarette al giorno e se n'è andata rapidamente, cioè, quando partono i tumori con questa base, si partono, partono tumori altamente aggressivi, mm. possono essere tumori della vescica, ma la quantità delle leucemia e non solo polmonari, anche altre, altre localizzazioni tumorali ne approfitto dell'occasione per evitare il desistere dal fumo, perché è micidiale e non è spiegata ancora sufficientemente l'altissimo rischio. Non solo diciamo, il fumo da tabacco, ma anche di queste sigarette elettroniche. Il processo è più che più altro è la, è la combustione, sono i prodotti della combustione. Mm. Ritorniamo uh, per mm. un istante alle vitamine. Vitamina E, C e D. Quali sono le caratteristiche della vitamina E e C? E e C sono la catena respiratoria antiossidanti effetti antitumorali multipli per quanto riguarda la E promuove l'apoptosi l'apoptosi vuol dire è la morte programmata di cellule tumorali e la favorisce di cellule tumorali solo Bene, di cellule tumorali, cellule tumorali. Cioè, e si con suicidano delle, in qualche no, modo con delle caspasi caspasi sono degli enzimi che mi portano la cellula tumorale a concludere questo è con meccanismi diversi però è un aspetto comune, una proprietà comune della vitamina C e della vitamina E. La E in più ha un aspetto che è suggestivo sulla superficie della membrana cellulare, non della membrana nucleare, membrana cellulare e fa affiorare della sphingomielina, la sphingomielina sulla parte esterna della cellula, fa da richiamo, questo lo fa sulla cellula tumorale, attenzione, solo sulla cellula tumorale, fa, si chiama chemiotassi, chemiotassi vuol dire stimolare l'afflusso di un certo tipo particolare di cellule, attiva l'afflusso di macrofasi, sono cellule immunitarie che vanno a eliminare le cellule tumorali, per cui è come se fosse un segnale di richiamo. Dice a queste guarda guardate qua, senza l'automorale, la devi eliminare. Questo è uno degli effetti della vitamina E. L'altro è quello delle caspasi, fa concludere il ciclo vitale, blocchi radicali liberi. La C è anche inattivazione in comune con questa, del blocco inibizione della proliferazione, perché ci sono delle, delle sostanze che attivano il ciclo, il ciclo cellulare e Ci sono due, in termini tecnici, che non si chiamano oncosoppressori, sostanze che frenano la riproduzione, sì. e sono il P21 e il P27, insieme al P53 sono tre sostanze che hanno un effetto oncosoppressore. Mi vanno a inibire le cicline che mi fanno partire il ciclo cellulare. Mentre per quanto riguarda la vitamina D, quale, diciamo, quale ruolo ha? All'interno della. Del Vitamina dei D. Dei, ha in comune questi meccanismi, apoptodis. Però ce n'è degli altri. Uno del, degli effetti è quello antimetastatico, perché aumenta notevolmente le proteine di adesione e l'efficacia delle barriere della matrice extracellulare. Se cioè un tumore per progredire deve superare una serie di barriere connettivali. Più queste sono integre, più sono efficienti, più fa fatica a superarle. In una fase dell'evoluzione di cui parlavamo prima, il stato morale fa un percorso di mutazioni per cui acquisisce sempre nuove caratteristiche, nuovi vantaggi. Uno dei vantaggi che acquisisce esprime dei geni proteolidici che mi fanno bucare tutte le membrane cellulari. Passa dappertutto durante questa sua... Uno degli effetti della vitamina D è quella di opporsi a questo meccanismo. Mi rende molto più resistenti tutte le membrane normali, migliora l'aspetto della matrice extracellulare e la sostanza in cui sono messe. Non solo, ma è come se mi incollasse le cellule sulla loro base, cioè non danno metastasi, non si possono spostare. Queste si chiamano proteine di adesione. Queste proteine di adesione sono rimosse nell'evoluzione della cellula tumorale. Quando la cellula tumorale fa delle mutazioni, acquisisce e trattiene tutta una serie di... Uno dei vantaggi è quello di esprimere dei geni che eliminano le proteine di adesione. Gli altri geni proteolidici che gli consentono di passare dove vuole, di bucare tutte le barriere. Questi meccanismi sono interdetti sono contrastati dalla vitamina, per cui, fra le altre cose, dandoli insieme con i retinoidi, si moltiplica questo effetto anche a livello antimetastatico, mm. oltre che di sinergismo recettoriale. Ecco appunto di sinergismo sì. recettoriale. Agiscono sugli stessi recettori retinoidi, vitamina D e melatonina, effetto moltiplicato dalla dimerizzazione e fosforilazione. Messaggio più potente del DNA. Questa diciamo, capacità di, dei retinoidi e, della, e delle vitamine, sì. ricordiamo quali sono E, eh, C e I D. I tre retinoidi sono solubilizzati in vitamina E, rapporto 501. Altre vitamine da usare in contemporanea, la C e la E. L. Tra poco potremo finalmente raggiungere i dosaggi di vitamina C senza scassare lo stomaco a nessuno, cioè. E senza per forza di cose dare grosse quantità in vena, con la C liposomiale, che cosa vuol dire? La C a volta di liposomi sono delle molecole già mette dei fosfolipidi o licitina Così allora, lo stomaco è schermato, io non corro il rischio di dare una gastrite per vitamina C acida. Però contemporaneamente posso raggiungere dosaggi molto alti senza neanche ricorrere alla somministrazione in bene, perché Perché l'iposomiale è assorbita tutto subito e mi va dentro le cellule. E come si assume? Allora, per bocca. Se io do un po' di vitamina C l'iposomiale. Un cucchiaino? In forma no, dell'ordine dell di grammi, anche 4-5 grammi al giorno. Quei meccanismi di Caspasi si chiama. CAD, uno dei, degli effetti a vitamina C, praticamente mi va eh, a, a ledere il DNA tumorale. S sarebbe una, una lisi, mm. il, il, la parola, l'acronimo CAD, sì, mm. il DISTA per DNA, mm. mi va a, 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 le, diciamo, a ledere l'integrità del DNA neoplastico. Io, questo effetto, lo ottengo oltre a tutto quanto il resto quando raggiungo bene alcuni dosaggi. A, a quel livello, io ho anche questo effetto. Allora, si risale a una concezione più razionale, più aderente alla realtà, del contrasto della biologia tumorale. La biologia tumorale è estremamente efficiente, estremamente complessa e si basa su una molteplicità di reazioni vitali, oltretutto continuamente variabili per la capacità di adattarsi e superare ogni evento avverso. Cioè io devo avere una mobilità, non un mobilismo di terapia. Mm. Questa mobilità deve essere pronta per fronteggiare le varie mutazioni della cellula tumorale, cioè è un concetto di terapia dinamica non di terapia statica, non di terapia protocollata, non di terapia ripetitiva, ma soprattutto di multiterapia perché? Perché la cellula tumorale ha una quantità di sue capacità di superamento delle nostre difese. Dicevamo, le molecole di adesione le fa saltare, io le devo ripristinare. L'integrità delle barriere naturali la devo mantenere. L'immunità la devo potenziare. La capacità di segnalare alle centrali operative immunitarie del nostro organismo la presenza di cellule tumorali la devo attivare. Una delle funzioni della vitamina E sulla superficie mi fa affiorare questa sostanza, forse di colina, mi segnala la presenza tumorale al sistema immunitario. allora c'è un effetto anti-mutazione direttamente sul DNA, un effetto citostatico, perché quando io do un messaggio al DNA non mutare, ma quel messaggio viene distribuito tutto, però contemporaneamente mi dà un segnale, blocca il ciclo cellulare, un effetto citostatico. Se poi questo lo aggiungo <coughs> ad altre sostanze che esulano da quello che stiamo dicendo. Ma sono vitali e sono fisiologiche, sono evidenze scientifiche, cioè il blocco della proliferazione cellulare sottraendo l'ormone base con cui cresce, l'ormone della crescita, e la prolattina che è in sinegismo. Arrivato a questo punto, io ho un potenziamento dell'effetto antitumorale usando prodotti fisiologici, biologici e non tossici. Mm, dicevamo del ruolo anche delle preparazioni galeniche, perché sì. mm, per assumere i retinoidi in questa formulazione è necessaria sì. Sì. una Sono preparazione Sono insostituibili. Galenica. Perché non esiste nessuna specialità mm. che contenga questi prodotti in questa formulazione, che è l'unica, non ha alternativa a questa formulazione. Mm. Come non esiste nessuna specialità medicinale che abbia la melatonina e le gambe di idrogeno con la tenosina stabilizzata mm. da quella. Cioè, oggi la galenica si sta rivelando non solo preziosa, ma insostituibile per risolvere degli aspetti che sono tra i più drammatici delle, delle patologie che dobbiamo fronteggiare. Questo qua dovrebbe richiamare nei centri operativi, nei centri direzionali, scientifici e istituzionali, l'attenzione sulla necessità di valorizzare determinate evidenze scientifiche. La mancata valorizzazione porta allo stallo, al blocco del progresso nella terapia dei tumori. Oggi nei tumori cerebrali, astrocitomi di terzo grado, glioblastomi, siamo fermi malgrado tutto a 15 mesi di sopravvivenza. In realtà noi abbiamo intervistato più di una persona colpita sì. e guarita con il metodo sì. di Bella. Ne ha intervistato, voi avete intervistato a Telecolo, tumori cerebrali di queste caratteristiche. Perciò quando parliamo di un glioma anaplastico oppure di un ostricitoma di terzo grado recidivo per la terza volta, quelli non hanno aspettativa di vita, quelli non hanno prospettive. Quelli che Telegora ha intervistato sono pazienti guariti da parecchi anni, usiamo la parola guariti, perché sono passati un sacco di anni. E perché i vari accertamenti ematochimici e soprattutto strumentali in questi casi noi, oltre alla risonanza magnetica che l'esame è d'obbligo di routine, con spettroscopia e perfusione, facciamo fare la pette con la metionina. La pette con la metionina mi dice che se io anche vedo un residuo, me lo interpreta, mi dice se è proliferativo oppure se è fermo. Per questi casi, che sono di prossima pubblicazione, abbiamo nove casi di tumori cerebrali da pubblicare. Sarebbero 10, ma uno di questi casi è guarito è morto perché ha finito i soldi per curarsi, perché ha fatto ricorso e glielo hanno bloccato. Lui ha presentato le lastre di assenza del tumore e parliamo di un glioblastoma in cui l'oncologia non ha prospettive. Allora oggi noi in Italia siamo messi così. Un paziente con un glioblastoma è stato operato. Radiotrattato, il glioblastoma è in progressione. Quando è in progressione chiunque ha detto i lavori sa perfettamente che non lo fermano. Mm. Questo qua ormai stava bene da anni, però doveva fare la sua mandostetina, sia quella lento rilasso che costa, sia quella alta per infusione. poveretto ammalato, non può lavorare, ha finito i soldi. Ha fatto il ricorso, che cosa ha portato? Tutte quante le immagini, dice mio tumore, glioblastoma, era in progressione sto facendo la cura, andato indietro sto bene, le cure ufficiali non mi consentono di sopravvivere, gliel'hanno negato perché la sperimentazione dice che la cura non funziona perciò il dato di fatto non importa niente la realtà non importa niente la documentazione importa una sperimentazione che è totalmente priva di dignità scientifica e di credibilità se si guarda il nostro sito Metodo di Bella e spiegato per filo e per segno come è stata fatta questa esperienza. Però in base a questo viene negata la terapia. L'abbiamo spiegato tante volte anche eh, io. E' ripetita a Juventus. Eh, diciamo che mh, la terapia eh, tradizionale eh, quali dati riporta di successo? Dunque, dunque sono due mondi diversi. Il dato scientifico e quello mediatico, l'informazione che passa al pubblico e la realtà, sono due mondi diversi. Anche in questo campo la gente ha il piacere di essere ingannata, completamente, in maniera continuativa, ma secondo un programma scientifico di inganno, di falsificazione, sì. perché è fatta da professionisti ma non sono solo i grandi giornali, i giornaloni, le riviste, le grandi reti tv. Per superare vari contrasti hanno creato tutta una serie di personaggi prezzolati, i quali si insegnano, praticamente si insegnano in vari blog, dibattiti, per creare confusione, sono pagati. Sì, hanno fatto sono circa 4-5 mila euro al mese, sono i disinformatori professionisti del web. Campano creando confusione, inserendosi, provocando, mettendo, creando praticamente sconcerto, si infiltrano dove l'informazione di potere può essere messa in crisi, allora infilano questi individui. Ma la letteratura che cosa, che cosa la dice? La letteratura quali dati oggi quali è alla portata abbiamo? di tutti, e io invito caldamente le persone a vedere quelle che sono veramente le evidenze scientifiche io ho dato a Telecolor delle, una documentazione, non so se potete documentarlo. Ora, per non fare affermazioni personali, per stare al dato di fatto, documentato e verificabile, ci sono delle videate di riviste scientifiche internazionali, al massimo livello, i quali hanno fatto degli studi che sono attendibili, perché? Perché quando io mostro uno studio di, di un milione e mezzo di pazienti nel Regno Unito, studiato cinque anni e quello che me lo pubblica è una rivista storica, altamente il British Medical Journal, quando questo mi dice guarda che io a cinque anni registro una sopravvivenza al 30% scarso, mi manca un cent... 29,9%, è dovuto interamente alla chirurgia. Allora, non è un'affermazione personale, la videatela, potrete osservarla, ne potete prendere atto, se la testate il lavoro, la pubblicazione la date all'autore. Allora, il messaggio che passa al pubblico non è questo, il pubblico non è informato che la sopravvivenza del tumore è dovuta alla chirurgia, tranne qualche leucemia. Nel tumore solido, se non è operato, non sopravvive. La terapia medica non lo guarisce. Il concetto è rafforzato da un'altra pubblicazione su un numero vastissimo di pazienti, il rapporto Morgan: 220.000 pazienti studiati 5 anni, nonno chirurgia, solo chemio. Sopravvivenza: 5 anni, ossia fra il 2% e il 2,5. Nella statistica medica il 2% di variante è una variante statistica, non si può neanche dire che io sono campati per quello. Allora, una breve riflessione, un milione e mezzo di pazienti, 5 anni, 29,9, 220 mila pazienti, solo game, dal 2 al 2,5%. Altre due riviste fondamentali, Lancet e New England, cosa vi dicono? Questo trionfo di nuovi prodotti di provata efficacia biologici, su cui il Ministero si sta spendendo un diluvio di soldi, non hanno nessuna prova documentale di una reale efficacia antitumorale. Non lo dico io, lo dicono queste riviste, che sono riviste storiche, Lancet che cosa vi dice? Almeno il 50% degli studi scientifici con cui un prodotto viene registrato, Messo in commercio, approvato nelle linee guida, almeno il 50% è falso. Falso cosa vuol dire? C'è il dolo? Vuol dire che è uno studio statistico preconfezionato. Allora, se noi prendiamo atto di questo, prendiamo atto che su un dato conclamato, di cui abbiamo parlato diverse volte, io ho riportato nel libro sulla prevenzione dei tumori, che purtroppo in assoluto in tutto il mondo, la prima causa di morte della donna è il tumore della mammella ed è un dato matematico incontestabile, malgrado le balle che raccontano che guariscono sono e 90, la prima causa non solo, ma c'è un'immagine che io ho dato, c'è stata anche un'indagine ministeriale, della nostra commissione, che ha, ha confermato e aggravato il dato, la prima causa di morte della donna è il tumore della mammella, una, una ricerca ministeriale. Allora, arrivate a questo punto. Lasciamo stare tutte le balle che raccontano la gente, la disinformazione che è globale. Ma scusate, ma non è arrivato il momento di fare una riflessione, prendere atto delle cause di questo fallimento. Quali sono le cause di questo fallimento? E la mancata valorizzazione di evidenze scientifiche basate sulla logica e sull'assenza di un conflitto di interessi. Certo lei dice sempre se c'è anche solo un caso di guarigione vale la pena studiare quel caso e, e, e capirne ovvio. le logiche che, che stanno Uno dei motivi perversi di questo blocco del progresso è la proterbia nel volere prendere atto e studiare a fondo non uno, ma ormai ci sono parecchi casi di tumori. Che hanno avuto delle risposte eclatanti, documentate, assolutamente al di fuori dei paradigmi oncologici e con trattamenti assolutamente diversi. Ma se voi, soltanto come televisione, come televisione avete intervistato più di 22 pazienti guariti con tumori in cui l'oncologia non aveva, perché l'oncologia non ha tumori solidi, seno o prostata, guariti senza operazioni, prostata, possono avere qualcuno. Radioterapia, ormonoterapia, ma non sul lungo termine, non parliamo di 8-10 anni. Ormonoterapia, dopo un po' di tempo, è superata. Allora, voi avete intervistato dei casi, tumori della mammella, ma tumori in cui la chemia aveva previsto mastectomia totale, chemioterapia neoadjuvante prima, chemioterapia dopo e radioterapia. Questi casi altamente aggressivi. In cui voleva, veniva consigliata una terapia altamente invasiva, questi sono guariti senza operazioni, sono documentati, sono pubblicati sulle banche dati e sono stati intervistati. Ma perché non ne prendono atto? Per quale motivo, con la terapia di Bella, il tumore metastatico della mammella a 5 anni ha una sopravvivenza del 69,4%? Il British Medical Journal, o l'Istituto Nazionale del Cancro americano. Il top, no? Bene, tumore metastatico della mammella. A 5 anni mi dà una sopravvivenza del 26,3%. Per quel motivo con la terapia di Bella, 297 casi pubblicati. La sopravvivenza è 69,4. Ma non merita di essere studiato? Certo. Uscire al di fuori di questi schematismi mentali? Cioè, bisogna, eh, il caso che ha avuto una risposta importante e documentato, va studiato a fondo. Non si può rimanere ingessato su paradigmi che evidentemente sono superati. Perché se le percentuali reali, non mediatiche, di sopravvivenza sono quelle, ma non solo è importante, è urgente cercare di sbloccare questa situazione. Perché il cancro sta diventando un'epidemia. Se continuano con queste terapie, chiunque può andare a vedere sulla banca dati mondiale più importante, pubmed.gov. Basta che digitino la parola, il tumore cerebrale, un brain cancer, oppure glioblastoma. Mettono due parole, glioblastoma, terapia. Troveranno la quantità di lavori, troveranno una costante. Alla fine del lavoro, nelle conclusioni del lavoro, che cosa trovano? La sopravvivenza sono 15 mesi. E allora, tutti questi progressi, tutte queste cure, tutte e dove sono? Questo impiego farmacologico del, dei retinoidi, delle vitamine, è agevolato dalle preparazioni galeniche perché eh, eh, il metodo di Bella sì. ha dei parametri molto restrittivi e molto seri. Eh, quanto è importante il farmacista, la preparazione galenica, anche in questo caso? Sì, non è importante, è vitale, <coughs> diciamo che è fondamentale. Il farmacista, purtroppo, deve avere una notevole attrezzatura, con notevoli costi e notevoli spazi e notevole conoscenze. E soprattutto la voglia di impegnarsi in un terreno difficile che comporta delle conoscenze che non tutti hanno, i farmacisti dei preparatori. Come fondazione, ormai già a livello internazionale, perché si stanno interessando parecchi dall'estero, stanno chiedendo anche quali sono i requisiti in base ai quali la fondazione può consigliare una farmacia o un'altra. Ora noi non abbiamo preclusioni, basta che una farmacia ci dia la scheda tecnica della materia prima che usa, Perché io posso prendere la vitamina E o l'A da ditte che hanno tradizioni storiche che sono altamente affidabili, ma posso prendere anche dal mercato orientale dove sicuramente è più economico, però non è altrettanto efficace. Allora io so che il farmacista mi usa un prodotto, diciamo così, europeo di alta purezza, che io ho però nella scheda tecnica. In scheda tecnica io so qual è la purezza del prodotto che lo produce. Allora il farmacista mi dà la scheda tecnica, io sto usando la vitamina E di questa ditta, i retinoidi di questa queste... Io so che quelli sono affidabili a un grado di purezza. Che sfiora il 100% stessa cosa melatonina, stessa cosa l'otriotide, la somatostatina. Allora, al farmacista, come fondazione di ricerca scientifica, chiediamo che cosa usi? Lui deve usare il prodotto che ha la massima purezza reperibile sul mercato. Ma oltre a questo, mi deve dare l'analisi del prodotto finito. Ma l'analisi non se la fa fare lui dove dice lui. Abbiamo un centro chimico, specializzato, cui affluiscono le varie farmacie, in cui ogni preparazione ha una sigla, noi non vogliamo mettere la riservatezza, privacy, va bene. Poi alla fine io che cosa so? Quel farmacista mi fa una preparazione dei retinoidi in cui le percentuali richieste sono esatte. È una soluzione e non è una sospensione, cambia parecchio perché è una dispersione molecolare è una soluzione. Non solo, ma non ci sono residui, non ci sono sostanze non richieste. E io voglio sapere la stabilità, la durata di quella lì. Ora, per ottenere questo, il farmacista deve avere una un'attrezzatura imponente, non solo. Ma siccome i retinoidi di Sapiamo sono molto labili e altamente ossidabili, non mi può ordinare un cartoccino da rivenditore locale, me lo deve prendere direttamente dalla ditta sigillato. Ma la ditta sigillato mi vende un chilo di acido retinoide. Io con un chilo faccio 4000 confezioni di quelle grosse, mi dicevo un quarto di grammo, un quarto di grammo è solubilizzato in 500 grammi di vitamina E. Allora il farmacista cosa fa? deve ordinare un chilo che costa un patrimonio, ma con un chilo fa 4.000 confezioni. Il farmacista che non ha una richiesta di 4.000 confezioni, ovviamente non lo può ordinare. Che cosa mi ordina? Un cartocino di essere di noca che è matematicamente ossidato. Oltretutto va aperto sotto K di azoto, devono fare la lavorazione al vuoto. Alla fine della lavorazione mi devono mettere sopra uno strato di azoto. L'ideale sarebbe per diminuire al massimo l'ossidabilità, perché nello stesso momento in cui io apro il retinoide e lo prendo tutti i giorni, un po' di ossidazione posso avere, però in limiti contenuti. <coughs> Prima di avere effetti importanti ho finito un flacone e sono sempre percentuali modeste. Se io voglio portare a zero, uso una confezione ALS, cioè io premo e mi viene fuori. In questo momento non entra aria dentro e rimane sigillato. Confezione airless costa in media su 3 euro o 3 euro e mezzo in più rispetto a quella base. Però se è altamente sicuro. No, il grosso che... vantaggio è che io la tengo in un posto, la tengo al buio e soprattutto lì non entra aria, perciò quel po' di ossidabilità durante il consumo io evito anche quello lì. Però questo concetto per dirvi che le preparazioni sono complesse comportano tutte le sere attrezzature, cioè devono avere un sistema di bombole di azoto, un sistema di vuoto, una cappa, devono avere un micronizzatore dell'asso retinoico, un miscelatore di liquidi viscosi. Ora se un farmacista ha cosa richiesta di notte in un miscelatore di liquidi viscosi metti in lavorazione un quintale, va per tutta la notte e miscelato, poi il giorno dopo è una soluzione perfetta. Ma se uno mi fa una bottiglia ogni tanto non sai neanche da che parte cominciare. Allora per questo motivo, non per altro, noi chiediamo, se un farmacista dice io sono in grado di prepararle, benissimo, tu mi mandi scheda tecnica e il prodotto è finito. Per me va benissimo, perché più farmacie preparatrici ci sono, più la terapia si diffonde, più un servizio per i pazienti, è ovvio, no? Certo. Sempre in attesa della somatostatina eh, in, in Pastizzi. Se non l'avessimo avuto. Una quantità enorme di blocchi burocratici e di avvertimenti. A questo punto ci sarebbe già, diciamo, può essere anche giusto, perché ci hanno chiesto tutte le prove biologiche sull'animale, ma il prodotto è già registrato, non è che io prodotto nuovo, di vabbè, il prodotto è biologico. Sono prossimi alla conclusione. Dopodiché, abbiamo un contratto di ricerca con un istituto di oncologia di ricerca. Il quale a volontari darà questo prodotto che mi viene fornito alla fine delle prove biologiche. Che cosa andranno a vedere? Andranno a vedere di questo prodotto quanto effettivamente ne va nel sangue e per quanto tempo rimane attivo. Abbiamo preparato tutte quante le richieste per il Comitato Etico, per il Comitato Etico adesso. E in fase di valutazione di questa procedura, una volta che abbiamo esploitato tutte queste funzioni, noi saremo in grado di dare al paziente le capsule di somatostatina e a stretto giro quelle di oltreotide. Sei un particolare simpatico, ne approfitto per dirvi. La terapia è in evoluzione, mm. sì. a, piccoli, a piccoli passi, stiamo facendo qualche progresso, stiamo cominciando ottenere un ampliamento dei risultati facendo somatostatina e octilatide direttamente in vena l'effetto non è potente è molto più potente ultimi casi la neoplasia pancreatica che all'ultima pete è negativa però attenzione si vuole prudenza negativa adesso per quanto tempo rimane negativa non lo so però intanto intanto la PET non capta, in attesa di fare tutti gli accertamenti, rivedere il caso, rivedere l'istologia, però oggi è negativa, un mese. Castinnosi peritoneale a Roma, è andata molto bene. Qualche tumore cerebrale, allora ovviamente per motivi comprensibili, se io ho una somministrazione sotto sottocuta, la sostituisco con una somministrazione in vena per ovvi motivi sono un effetto potenziato. Bene, ci sono, effetti, sono... Eh? ci sono effetti collaterali? No, Nessuno. è la stessa cosa. Altro aspetto, se, caso mai, potessimo avere la collaborazione di un centro di neurochirurgia, di un centro di neurooncologia e fare la somma direttamente direttamente endoragica, questo effetto sarebbe ancora più potenziato. Abbiamo avuto un solo caso. Ultima cosa, e lì è stato molto importante l'impegno che mi è costato la, il libro sulla prevenzione, cioè una revisione completa della letteratura, aiutato anche da vari collaboratori e collaboratrici che abbiamo. Rivedendo la letteratura, stanno venendo fuori delle molecole biologiche che hanno un'attività insperata, in cui sta procedendo la ricerca scientifica, ma mi sta dando degli elementi molto utili da integrare secondo sempre il concetto di multiterapia perché più funzioni vitali tumorali io riesco a interdire più faccio sopravvivere la persona posso anche farla guarire perciò ognuno di questi elementi che si aggiunge alla terapia è un piccolo passo, percorso grazie dottor Di Bella, ne parleremo eh, nelle prossime puntate quindi. va bene. Eh, grazie per averci di nuovo grazie illustrato il metodo La multiterapia sì. di Bella e grazie a voi per averci seguito.